Buonasera, buonasera dalla capitale lombarda, Milano. Bentornati su Odoriamo la con Mirko. Siamo già in 16, pensa, caro amico. L'attesa è grande. Mirko, grazie per avermi consigliato Parco. Già ci sono un sacco di commenti. Grazie mille, ragazzi. E vai. Dice Patrizia Morelli. Lo prendi lo spritz, cortesemente, perché è interessante. Come state? Come state? Vediamo, spegnendo la luce, se va meglio la luce. Dovrebbe andare meglio. Ben ritrovati. Non so se voi già avete capito che c'è un ospite. In realtà dovranno esserci vari ospiti, vari ospiti. Poi è successo un problema abbastanza grave, a quanto pare. Dicono che ci sia una guerra in Ucraina. Non lo sapevo perché voi sapete che in Germania le notizie non arrivano, in quanto la gente lavora e basta. Detto questo, purtroppo, ci sono persone al mondo che rispetto a noi, che ci interessiamo di profumi e altro, persone che si interessano soltanto alla raccolta fondi per i rifugiati, giusto? E quindi purtroppo saluto le ragazze del Copacabana di Piacenza che devono essere qui con noi questa sera. Mettete like, dice. Giustamente, like. Mando un grande bacio, un grande saluto alle ragazze del Copacabana di Piacenza. Ciononostante, abbiamo qui un grande ospite, già annunciato su tutti i social praticamente. Colui che è stato definito il Pisapia del mondo fragranzistico. Correggimi se sbaglio. Il Pisapia dell'ignoranza olfattiva, colui che si è fatto l'abbonamento Gold al mio canale e per il quale non solo, perché abbiamo passato 3 giorni veramente spettacolare, un grande ospite, elegantissimo questa sera, un grande amico dell'ignoranza olfattiva e un grande amico della gnagnabilità, Dario Ferrarese. Ciao ragazzi! Grandissimo, un grande piacere averti conosciuto di persona, finalmente, una conoscenza ormai che di un paio d'anni, caro Darione, oggi hai portato veramente l'ira di Dio di profumi, ragazzi, vi sapete che tutte le feste si porta via, esatto, bravo Massimo Orlandi. Ma tu ti vedi più nel ruolo di Dario Ferrarese o più nel ruolo di Dario Ferrarese? Tutti e due, tutti e due. Cosa ti dà la ripetizione ossessiva compulsiva che il tuo nome normale non ti dà? Mi dà le emozioni del tuo canale. Quando dici queste cose mi fai entrare nel tuo mood. Io sono veramente contento. Il tuo canale per me è unico, l'ho già detto in una live di Natale, e quindi per me è stato un onore fare questi 3 giorni con te. Niente, sono contento, finalmente di averti conosciuto di persona. Grande Darione, che mi ha fatto scoprire alcune chicche, alcune che conoscevo soltanto per la fama online. Basti pensare a Rosendo Matteo numero 5, sì. Matteo numero 5, che è il buon Rico Fragrance ha fatto conoscere a tutta la community italiana, ma che grazie al buon Darione sono riuscito a sentire anche io questa sera e devo dire che ha un grande profumo. Comunque, niente, salutiamo Veronica Ciao a e tutti. Marzia, devono essere con noi questa sera, ma purtroppo stanno seguendo le vicende Sì. Sono impegnati, sì. del telegiornale, Purtroppo. si vogliono tenere aggiornate, quindi qualora ci dovessero essere sviluppi, tipo, non so, è spuntata la pace, arriverà il messaggio che dirà
che è arrivata la pace. Detto questo, parliamo di profumi, ovviamente, da quello che si evince da un canale che si chiama Odoriamola con Mirko. Vuoi aprirti un canale anche tu? No, al momento no. Ok. Però non lo escludo, non lo esclude, attenzione. Vedremo in futuro. Vedremo in futuro. Sì. Che bello, insieme con Dario Ferrarese, prima o poi anch'io verrò a conoscerti di persona, e per me sarà un grande onore, Patrizio. Grazie, grazie Patrizio. Ciao Patrizio. Dario, apriti un canale. Manuel Morchio, Manuel Morchio, Manuel Morchio. Tanto Damiano Bartucci. Ciao, dice, Damiano. Dice Calulu, perché molti non sanno che io sono tifoso dell'Empoli. E sabato dove siamo stati? Raccontaglielo. Siamo stati allo stadio, è stata una bella esperienza. Ho visto un Mirko diverso dal solito. Che tipo di Mirko hai visto? Un tifoso agguerrito, proprio di quelli tosti. Sì, sì. Quindi non solo eleganza estrema su questo canale, ma anche una vita privata che nasconde poi, certo, un certo tipo di aspetti che potrete anche voi conoscere attraverso l'abbonamento Gold, anzi anche si potrebbero fare anche altri abbonamenti, ovviamente, su OnlyFans. Detto questo, Mirko, le bolle parfum, che ne dici? Allora, l'ho sentito in aeroporto venerdì. Ah, il parfum, com'è? Il parfum, devo dire che mi aspettavo molto di più, perché l'eau de toilette mi è piaciuto molto, però aveva il problema che le prestazioni non erano un granché. Quindi mi sono detto, hanno fatto un eau de toilette rinforzato, e invece no. Quindi cambia anche in piramide? Cambia la piramide, e però mi aspettavo che in un modo o nell'altro riuscissero a... E invece no, non mi è sembrato un fulmine di guerra, per carità. Un profumo che può avere il suo perché, però conosciamo ormai le tecniche dei profumi commerciali. Cominciano con le de toilette, poi passano con le de parfum, e poi passano al parfum. Tanto allora che cazzo gliene frega? C'hanno i sardi. Io non l'ho sentito, però mi fido. Il primo mi era piaciuto, ma dura mezz'ora. Le toilette. Sì, e poi c'è da dire, ormai, il buon Darione, quante fragranze ha in collezione? Più di 100. E quindi, tra l'altro, ha portato dei pezzi interessanti, anche economici. Creiamo un po' di hype. Sì, qualcosa di economico c'è, sì. Però roba selezionata, non vi credete. Qua siamo a Milano, però... In che contesto di Milano siamo? Cioè, cosa sta accadendo esattamente sotto questo appartamento? Diciamo un po' la zona del Bronx di Milano, quindi spaccio, sì, prostituzione. Ecco. Siamo praticamente a pochi metri dalla stazione centrale, e quindi avete già capito. Quindi io immaginavo, stazione centrale di Milano... Perché tu devi sapere che noi viviamo con il mito da Siculi che al nord Italia funziona tutto. Vieni qua e sembra, non lo so, Bombay, Mumbai, cioè funziona un cazzo, sì. Una merda. No, però il duomo è bello. Siamo stati ieri sera a mangiare la pizza da Sorbillo. Sì. E per questo motivo metterete like, ovviamente. Damiano Bartucci, grazie a padre Gheorghe Senior, padre Gheorghe Senior. Non è perché sono in trasferta, non le faccio le ripetizioni ossessive compulsive, va bene, pezzi di orsacchiotti, ok. Per esempio, un orsacchiotto da 5 euro è quello di Patrizia Morelli, che abbraccio anche per delle cose che sai tu. Che Patrizia sta attraversando un momento difficile, me l'ha confidato su Instagram, e quindi la abbraccio. Luigi Cacciatore. Ciao Luigi. Niente, oggi ci siamo sentiti nel pomeriggio, è stata una bella chiacchierata. Da Bombay, il passato di bombare, quello è bomberei, che io bomberei, che tu bomberesti, che egli bomberebbe.
poi semplificato per gli stranieri, che lui bomberebbe, perché mi ricordo alle elementari, ai miei tempi, si faceva solo egli e essi, e non si diceva lui, lei. Ora invece egli non esiste più e mettono lui, lei, perché in una classe di 30 bambini ci sono 5 italiani. Andiamo avanti. Tariq Bennett, Promise di Frederick Malle. Come per voi, poi tu dei Frederick Malle non parli mai, che ne pensi? Non ne parlo mai perché non ne posseggo nemmeno uno. Tu sei attento, caro Tarico. Attento, Tarico. Promise l'hai sentito? No, non l'ho sentito. Io, vabbè, Pot of Lady, sì, l'ho sentito. Beh, ho sentito anche Synthetic Jungle, ma non mi ha... Purtroppo non dura, cioè non è male, ma non ha la durata di un Frederick Malle. Però non è male, interessante. Stanno arrivando più donazioni del solito. Bene. Rispetto alle ultime settimane, non che io non abbia avuto donazioni. Cioè, pensa cosa sarebbe arrivato se... lo so. Se, lo insomma... So. La voglia di essere informate non avesse persuaso le nostre amiche, alle quali però vogliamo tanto bene, c'è da dire. Io lavoro di fianco alla stazione centrale. Bravo Andrea, allora vieni. Dopo il lavoro vieni, a che ora è finito? Vieni, vieni. Se ce la fai ad arrivare, perché qua sbarano, sotto casa sbarano. Devi scrivere qualche proiettile, magari striscia per terra. Appena arrivi... Tu dici gna gna abilità e noi ti veniamo a prendere, ok? Buonasera ragazzi, vuoi prendere cosa prendere tra Malibu e Cedrat Boisé? Sono troppo diversi. Malibu sicuramente. Sono d'accordo. Per la durata, sicuramente per la durata, perché dura di più Malibu, e poi è più particolare, insomma, è più strutturato bene rispetto a uno Cedrat Boisé, questa è la mia opinione. Poi, ma secondo me Cedrat Boisé è una fragranza da ufficio e Malibu è una fragranza, sì, da, sì, potrebbe essere, sì, serale, sì, più parti, più, sì, sì, sono lì in infradito e me ne sbatto i coglioni, certo, eccetera, certo, no? Sì, sì, potrebbe essere anche un'alternativa. Dario Ferrarese, conosci Stefano Amber Lucas? Ne abbiamo parlato proprio l'altra volta. Ciao Denver. Sì, allora ho sentito ieri eravamo... Una Mazzolari. Una Mazzolari, poi abbiamo fatto un giro da Rinascente. Sì, abbiamo trovato un profumo che però non spoileriamo, no, oggi. No, cioè è un profumo che però è super case. Che porterò sicuramente sul canale, perché io e Dario siamo rimasti folgorati. Sì. Folgorati. Copare! Copare! Comunque di Stefano Berlucas ho sentito Generation Man 2022, non è male, e poi Taclamacan, che è un bel profumo. Sì. Quello secondo me è uno dei migliori di Stefano Berlucas, da sentire, secondo me, però merita tanto. Gli altri non li ho sentiti tutti, però... Diciamo che Taclamacan è quello che fosse, per la qualità, per il prezzo che ha, cioè per qualità prezzo, fosse il migliore. Sì. Dario, ti piace Sel Marine e lei? Secondo me è una bella donna. Ah, sì. Secondo me è una bella donna. Ellen, sì. No, non l'ho sentito. Non l'ho sentito, neanche io. Non so neanche di cosa tu stia parlando in questo momento, specialmente dopo una birra e tre spritz. Buonasera. Finalmente ho preso Tiger Nest di Memo e Ambre Precieux di MPG, due profumi che da tempo dovevano entrare nella mia collezione. Brava Patrizia, che sei sempre sugli scooter. Tiger Nest a me piace. Sì, Tiger Nest è uno di quei profumi che però li riesci ad apprezzare quando già hai una bella collezione, perché sì, secondo sì, me sì, è sì, troppo, no, è vero, complesso. È vero, è vero, sì, però è un bel incensato, mi piace. Attenzione, perché Marlengo dice lo Trombone de Femme. Così. E di questo So Wood che ci dice? Allora, So Wood mi è piaciuto perché è molto delicato. Cioè, sa un po' di... non,
non fraintendetemi, di detersivo per la lavatrice, però elevato a un livello nicchia, ok? Interessante. Con una nota di salvia molto interessante e soprattutto mi è stato consigliato da una ragazza che lavora da Avery a Corso Como Milano, molto preparata, che saluto se sta guardando la live. Ciao e un abbraccio da Mirko di Odoriamola con Mirko. Mirko, una fragranza per l'estate è qualcosa che difficilmente si sente in giro. Coinvolgiamo il buon Darione, magari prendendo anche qualcosa si sente in giro, che abbiamo qui, perché abbiamo di tutto, eh. Io faccio vedere il contesto. Vado su questo. Allora, questo qua è un qui abbiamo di tutto, abbiamo allora. Una bottiglia di Aperol, cioè, raga, due sedie, cioè, di roba ce n'è. Dici, ma il tavolo dov'è? Siete distratti, perché siete proprio appoggiati sul tavolo che era lì. Allora, un bel profumo estivo. Fallo vedere. Okay, allora, è questo qua. Allora, Chopard. Miel d'Arabie. Allora, questo qua è un profumo, secondo me, buono. È stato il mio blend by. Uno dei migliori, è molto buono perché c'ha dentro note di tè, c'ha il miele. A me ha impressionato in una maniera incredibile, cioè questo secondo me è veramente un profumone. Cioè, se voi entraste qui in questo momento vi rendereste conto di quanti profumi sono stati spruzzati oggi, ma continueremo a spruzzare finché. Io già te l'ho detto, cioè secondo me è un po' l'odore della grafite, però fruttato. Cioè è impossibile da immaginarsi, ma una grafite fruttata, e secondo me per l'estate è una figata. Cioè la particolarità di questo profumo gliela dà il melograno. Il melograno in questo profumo la fa la padrona e gli dà quella nota veramente, secondo me, anche sexy. Lo trovo un profumo che per l'estate... Sono d'accordo. Questo è un profumo estivo serale, è veramente una bomba. Questo mi è piaciuto un sacco. È stato un blind buy forse tra i migliori... Della tua vita. Della mia vita, sì. Molto buono, il naso di... Di Gabriele, no. No, il naso di Morillas. Il naso di Morillas, e devo dire che della collezione privata di Chopard io ritengo sia migliore. E niente, quindi mi piace un sacco, durata buona, sì. 8-9 ore, anche 10. Mirko, una fragranza alla fragna? No, alla fragna? Hai sbagliato col T9 al solito tuo, o vuoi far ridere al solito tuo? Non lo so, ragazzi, se non riesco a leggere tutti i commenti è perché intanto siete tantissimi, si vede che c'era grande attesa per questa live, siamo 63 questa sera, no. Siamo 63, sono veramente contento, grazie. Sì, tutti tra l'altro per Dario. Io credo che l'hype che si è creato, grazie mille ragazzi, siete veramente è sincero. Solo per Dario, ok? Grazie mille. Mirko, Rose Greedy per una donna, non so che profumo sia sinceramente. Philip Line No Limits o Fresh per l'università. Se vai in un'università dove ti insegnano metalmeccanica, sì. Sì, diciamo che No Limits è più autunno-inverno, è super il Fresh invece è primavera-estate. Quindi puoi fare il doppio utilizzo. Sì. Io lo adoro e me l'ha regalato lui. Sì, ovvio che No Limits ha un po' più di durata, però... È più elegante, il Fresh, super Fresh è più elegante. Sì, è più elegante, sì. Però beh, la durata sicuramente No Limits è superiore. Però beh, dipende che contesto sei, quanto lo devi fare. Se devi fare 3-4 ore va bene. Allora,
Il profumo che non volete spoilerare è estivo? Sì. Sta parlando di... È un estivo, è però un estivo. Estivo serale, però, perché di giorno è un po' troppo. Sì. È un po' troppo. È un po' troppo, sì, però è tanta roba. MPG è Maître Parfumeur en Gantier. Vedi, Patrizia, non si finisce mai di imparare. Andiamo avanti. Buonasera. Domanda per il grande Dario. Ah. Ti piace la nota di Wood? Se ciao, sì, Will. Qual è la tua fragranza preferita all'Wood? Sì, l'Oud, diciamo, mi piace, però lo uso più come base, cioè un profumo all'Oud non è che mi faccia impazzire. Adesso l'Oud non so cosa abbia, se ho qualcosa di... non mi viene in mente niente. Ce l'ho, qualcosa sicuramente avrò in collezione, però devo fare... Hai poco Oud in collezione? Sì, ce l'ho, ma non è la nota predominante. Ok, ok, ok. Non è proprio di quelli animalici all'Oud. Sì, sì, sì. Ok, ok. Che neanche a me piace tanto. Cioè, sì, secondo me è una roba che se tu ci sei cresciuto in quei paesi lì, te la fai piacere. Sì. O ti piace proprio perché ti ricollega a ricordi d'infanzia. Viceversa... Cioè, a noi europei è difficile apprezzare l'Oud. Infatti, quali Oud ci piacciono a noi europei? Wood, o per dire, io vi ho fatto conoscere di Mizzenzir Perfect Oud. Quello è un bel Oud. Sì, noi ce l'ho, ce l'ho in collezione. Bello, bello. È davvero, sì. Secondo me è davvero. Secondo me è anche quasi emozionante come Oud. Sì, no, è particolare, è davvero, secondo me è davvero. Mm-hmm. Anche perché comincia a diventare discontinuato, perché è un po' di anni che c'è sul mercato, quindi più si aspetta, più si trova, ma si trova a prezzi più elevati, insomma. Io pensavo ce lo farei. Ascoltate il buon Darione. Allora, andiamo avanti, intanto... Ho sentito Cocaine di Frank Beauclair. Cosa ne pensate di questa Maison? Frank Beauclair. Cocaine non l'ho sentito. Ho sentito un profumo molto interessante che è Woodstock. Quello mi è piaciuto tanto. Sì. Molto interessante. Devo dire che questa Maison io purtroppo ho difficoltà a reperirla. La sento sempre con piacere quando vado in gita. Faccio ogni tanto qualche gita fuori porta dalla Germania, vado a Praga. Che sono 2 ore di macchina e c'è una profumeria di nicchia molto grande che c'ha anche Frank Beauclair e lì li sento, però tutte le volte, siccome non danno campioncini, io non ho tempo di sentirli, certo, per bene, certo, certo. Diventa difficile, però sono interessanti, l'ultima linea che ha fatto Cocaine, Erotic, ce ne sono interessanti, la qualità mi sembra buona. Ma c'è una domanda di Alta Finanza: voglio donare a Dario, come faccio? E ti posso dire che ormai è nata una certa confidenza e quindi se tu doni in questa live, se tu dici sono per Dario, poi gli do i soldi. No. Andiamo avanti. Ragazzi, avete sentito Amouage Boundless? Cosa ne pensate? Io non ho sentito. Non è, secondo me, un profumo che... Cioè, ormai quando senti questi brand, tipo Amouage, ok? Cioè, ti aspetti sempre qualcosa di scoppiettante. Certo, certo. Ma anche perché per il prezzo che hanno, ovviamente. Chiaramente. E però poi ti trovi qualcosa di sì buono, ma che non vale quel prezzo... È un po' come quando esce un Creed, no? Esce un Creed, sì, certo, e tutti, certo, si aspettano che deve essere figo perché è Creed. Poi in realtà non sono tutti fighi Creed, però è quello che anche quello che si aspetta. E questo non mi ha dato... Sì, diciamo che Creed è la qualità altissima dei materiali, però ovviamente sì, se uno si aspetta un Monster Beats di intensità... No. Non sono sicuramente Creed,
però la qualità è altissima. Ecco, questa è una domanda che io ho per te. Qual è secondo te il brand fra quelli che hai conosciuto fino ad adesso che come prestazioni ti ha impressionato di più, però non dirò il tuo Parisi? Allora, come prestazioni, beh, io ho Carbonara di Pazzaglia, mi è piaciuto, prestazioni abbastanza alte. Medarati, prestazioni abbastanza alte. Eccolo. Non sono male, ovviamente bisogna fare qualche spruzzo in più, però dà soddisfazione. Questo secondo me dà il meglio di sé, però in estate serale. In estate serale io questo lo metto alle 10, arrivo a casa alle 4, 4 e mezza, 5, lo sento ancora. Cioè, questo è veramente un'illuminazione. Cioè, veramente... Sì, è molto buono, molto buono. Poi, vabbè, poi anche, diciamo, come bombe, sicuramente i baruti. Sì, i baruti, gli estratti di baruti. Sì. Il perverso è una cosa... Atomica. Ma tutti i baruti, praticamente. Sì, anche chai, cose, no? Io chai è anche molto buono. Voglio ricordare un po', diciamo, quel tè indiano. All'inizio sa un po' di panettone, ma poi si sviluppa, cambia, diventa veramente interessante come profumo. Tutti vogliono il tuo blog o canale. Non ce l'ho. Finalmente ti vediamo comunque, ma in realtà non è la prima volta. Sì, beh, abbiamo fatto già una live alla vigilia. Quindi... Sì. Non ti sei beccato il regalo di Natale per la vigilia di Natale, ovvero la live con Darione. Si può rivedere però. Ma Dario, quanti anni hai? Ma perché ma? 44. Cioè, Dario, quanti anni hai? No, 44. Dario, tre nomi, estate di nicchia e tre design. Estate di nicchia... Vedi com'è difficile rispondere alle domande al volo. Allora, di nicchia, estate, estivi, serali, perché sono differente estivo, di giorno e serale. Quindi bravo. Sono due cose diverse. E poi dipende, dov'è? A Reykjavik o a Dubai? Conta. No, beh, dai, tre estivi serali, allora, di nicchia, Assivat, che è veramente una bomba serale, questo serale, ma anche di giorno. Assivat si può fare anche di giorno. Sì, beh, uno l'abbiamo detto, ovvero Chopard, sì. Milda Arabia, sì. E poi estivo serale si può fare anche questo, eccolo qua, la bomba. Questo non l'avete mai sentito, e questo è di Xerjoff e Cruise del Sur 2. Vi piace il mango? Se vi piace il mango, questo. Ecco, questo è veramente, secondo me, cioè, è un profumo felice. Cioè, secondo me, sei in ferie. Veramente buono. Con questo sei catapultato in ferie. Secondo me è profondamente unisex. Cioè, possono indossarlo sia uomini che donne. Alla grande, proprio. Allora, invece andando sui designer è un po' più difficile. Uno purtroppo è discontinuato, ma ce l'abbiamo addirittura qui. Sì. Allora, questo purtroppo non si trova più, però questa è tanta roba. Ragazzi, era un po' che lo volevo sentire e adesso ho avuto l'opportunità. E piango, lacrime di sangue, perché è un profumo da... Acquamara di Bulgari. Acquamara, ragazzi. Eccezionale. Acquamara. Eccezionale. Stavolta Jeremy Fragrance ha detto giusto. The strength of the ocean. Eccezionale questo. È veramente un estivo serale, fa paura. Gli altri estivi di commerciali, mettete like, ragazzi, per non dire soliti Versace Eros, per non dire, guarda, ne dico uno che non dice mai nessuno, ovvero Nikos Sculpture. Ah sì, sì, mi ricordo che vi ho già presentato in un video. Costa 25 euro massimo.
il 120 ml, mi pare, e fa la sua porca figura. Sì, perché adesso... Beh, perché no? Io ho avuto modo di provare quello di Bulgari, Wood Neroli. Neroli, certo. Quello è buono. Quello sì. Quello figa. Serale, quello veramente da senso di pulito, fresco, con la camicia, magari... camicia magari toni scuri, io lo vedo veramente bene, con, anche con la discoteca, ci sta. Mm. È un bel pulito, ma sì. Duraturo anche, eh? Sì. Ovviamente bisogna fare magari due spruzzi in più, ma è un bel profumo. Sì. Ciao Mirko, secondo te il migliore Centric Molecule? Ciao Dario. Secondo me il migliore, vabbè, il migliore è, vabbè, lo 01, perché chiaramente lo puoi usare sempre e comunque ovunque. È chiaro che però per me è troppo semplice, troppo scontato, e quindi ti dirò Eccentric 05, del quale ho parlato anche in un video che ti raccomando. Un abbraccio. Ciao Mirko, un profumo primavera estate di Mansera, quale mi consigli? Preso Wood Vanille di Mansera per inverno, mi piace. Ora voglio qualcosa per primavera estate. Primavera estate, Wood Lemon Mind. Sì. Quello veramente buono. E poi io ieri mi sono sentito, ti ricordi, Vanille Exclusive, non è male. Ti ricordi, quello che abbiamo sentito ammazzare. Era più estivo. Sì, estivo. Più estivo. Bel fresco, non è male. Sempre sul pezzo. Sentitelo, però a me non è dispiaciuto. E poi, perché no? Indukush, che è un cannabis... Bello, bel profumo. Con anche oppio, quindi un profumo particolare. Sì. Questo è una cosa sulla quale spingo molto, ovvero l'originalità. Sì, diciamo che... Sono tutti buoni, alla fine. Si discosta dal solito Mansera, il solito profumo un po' sull'oud, un po'... dolciastro, invece l'Indokush, secondo me, da quel tocco si discosta un po' adesso l'ultima sera. E poi diciamoci la verità, quanti saranno i profumi che fanno puzza sul mercato? 4-5. Alla fine sono tutti perlomeno indossati. Sì, poi è ovvio che poi gente come me, come te, ovviamente va oltre, cioè... va anche sulle prestazioni, va sulla qualità, perché... uno che poi a naso la senti subito la qualità. Sì, assumi esperienze. La senti subito la qualità. La senti subito se è un profumo chimico o no. Appunto ieri mi ha sentito quel profumo là che ci ha fatto impazzire, che lo prenderemo. Io e Mirko lo prenderemo. Esatto. Quindi creiamo l'hype. Vi dico solo che è un profumo estivo serale. Sì, è interessante. Veramente creiamo l'hype. Comunque parliamo di come mi sono svegliato io domenica mattina, di ritorno da una serata con le girls che salutiamo. Sì, stanno guardando questa live. Me l'hai già detto, racconta. Allora, io mi sveglio la mattina, qui sotto, come abbiamo detto, c'è il Bronx, il degrado, e poi cos'altro? L'integrazione, ok? Apro la finestra, no, non apro, era ancora a letto. Sento dalla finestra il suono soave delle seguenti parole: cazzo, guardi, ti spacco la faccia, strozzo di merda. E buona domenica, conodoriamola con Mirko. La domenica deve essere la solita. Sì, sinceramente, a me a Dresda non mi è mai capitato di strozzo di me, spacco la faccia, cazzo va. Ma anche in tedesco. No, scheiße, va svisto. Vabbè, quello che sconvolge è questo. Perché questo? Cioè, è proprio milanese questo fare. Che non è tipo au, non è tipo oh, come a Palermo. Cioè, è proprio più svogliato, non c'ha proprio sbatti. Facciamo raccontare una storia a Dario questa sera, e ne avresti la storia del parcheggio.
c'è da raccontare. Quello del parcheggio che siamo arrivati che era chiuso. Questa sera c'è una storia atomica. Però sarebbe bello raccontarla un po' io, un po' tu. Vai. No, cioè, alla fine se creiamo hype. Giusto. State sintonizzati. Siamo solo in live da 35 minuti, sembrano 2 minuti. È vero, impressionante. Dite like, ragazzi, mi raccomando. E infatti, a quanti like siamo? Aspetta che controllo, faccio un po' il poliziotto che da queste parti non si vede mai perché viene continuamente picchiato e molestato. Andiamo avanti. Diciamo, ma si può una città come Milano in pieno centro avere questo? Cioè, si sono presi a bottigliati sabato sera sotto casa mia. Allora, vediamo quanti like ci sono. C'è la pubblicità che non faccio andare avanti perché non sono un rabbino. 51 like su 55 che stanno guardando adesso. Bravi ragazzi, mi piace. Dai, bene così. Number one. Alberto Dragonfire. Ciao. Un fire che potrebbe anche scoppiare da qui a momenti sotto casa, cioè non lo escludo, non è da escludere. Sì, una bomba. Sì, e anche un dragon potrebbe arrivare come sotto qualità di fumo, che viene spacciato regolarmente sotto casa mia. Mirko, hai sentito il nuovo Lebo, che ne pensi? Sì, già qualcuno aveva chiesto. Non mi è piaciuto, cioè ci sono rimasto male perché mi aspettavo molto, invece nulla. Peccato comunque. Vito mi chiede: ciao Mirko, cosa ne pensi di Caff di Tiziana Terenzi? Sono profumi gnagna friend. Io non ho mai sentito. È la collezione dorata di Tiziana Terenzi. Sì, Caff, Sirra e Tabit. Poi ce ne sono altri, però non mi ricordo i nomi. Caff è molto buono, il più venduto però è Sirra. Ce ne sono talmente tanti che è impossibile. Cioè. Fabio Calcaterra, ho preso Black Sea, sbaglio a prendere anche Megamare? Sono troppo simili secondo voi? No, secondo me neppure. No, non sono proprio simili, assolutamente. No, puoi prendere tranquillamente anche Megamare. No. Per Analom Intense è stato riformulato? No, non esiste proprio più. Cioè, gli ultimi pezzi sono. Si trova qualcosa, si trova ancora. No, si trova. Si trovano, però ovviamente più si aspetta, più salgono, però si trova. Sì. Profumo più trasgressivo come materie prime è Black Afghano. A saperle le materie prime di Black Afghano, questa è la domanda. L'unica cosa che so, caro Carmine, che tra l'altro lui è pure iscritto al canale di Fantacalcio dove sono stato io ospite l'altra volta, ciao Carmine, ci sono più di 400 materie prime. Io non so se questa è una cosa vera, mi sembra impossibile. Il Black Afghano? Sì. Però non so, anche perché così lui, mi hanno detto, anche perché lui non dichiara, no? Non dichiara. Nasomato Otto Parisi vive sempre in quel suo mistero che però è anche la cosa bella che fa parte di quel brand, quindi sì. Gioca un po' su questa cosa. Sì. Mirko, lo sapevi che se scrivi il mio nome su internet ti compare Gabriele Malengo Talento Calcio Prova? Non lo sapevo. Tu lo sapevi? No. Non lo sapevo. 15 anni fa mi piaceva Lud, ora per niente, mi ha stancato. Mi piace Erotic di Frank Buclet. Buon gustaia. Di media quanto spendete al mese di infragranze? Non sono della Guardia di Finanza, ma cerco conforto psicologico. Non posso dirlo questo, no. Viene la finanza sotto casa, no, abitato tanto, però sì. Abitato anche oltre le 500 euro. Pensate, comunque, oltre non vuol dire di poco, vuol dire, però non dico oltre di vuol dire okay, oltre, okay. Ma non dico di quanto, ok. Adesso diciamo mi sono un po' fermato perché
comincia ora, a avere tanta roba. Comincia a avere 108, quindi diventa difficile poi trovare un profumo che sia diverso da quello che ho. E certo, è che poi la cosa bella è avere sempre quella cosa che ti manca. Sì, perché sennò si rischia di prendere sempre qualcosa che ha le stesse vibes di quello, che lo ricorda, e quindi devi campioncini, perché andare in profumeria e sentirlo non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa che avere un campioncino da 2 ml, provarlo, testarlo sulla pelle. Questa è la mia opinione, sinceramente. Io lo faccio sempre così. Prendo un campioncino, me lo testo, magari con un 2 ml riesco a fare anche un paio di volte. Sì. E lì capisci veramente se il profumo va bene per te. Perché non è detto che poi un profumo su di te abbia le stesse prestazioni che puoi indossare Mirko su di me. No, ma infatti ci sono fragranze che praticamente sono marcatamente più femminili che magari su una pelle maschile rendono altrettanto bene, però non è detto che in tutte le pelli maschili poi... Certo. Poi dipende se è per la pelle secca, per la grassa, dipende da tante cose. Quindi è importante, secondo me, il campioncino, secondo me, è fondamentale. Andare in profumeria e sentirlo sulla mogliette non basta, secondo me. Se vuoi... poi si spendono tanti soldi, perché se si parla di un profumo di 50-80 euro magari si può fare, ma se andiamo sul profumo di 200, 250, 300 euro, secondo me bisogna farlo. Bisogna farlo per essere sicuri dell'acquisto, perché poi tante volte uno dice lo prego, poi te ne penti, lo tieni lì, magari lo lasci lì a prendere la polvere e sono soldi buttati. Ma infatti, quello che a me piace fare, io non compro più tante fragranze, perché tanto lavoro con i profumi, quindi la mia voglia di acquisto compulsivo viene arginata da questo. Però mi piace tutte le volte che vado da qualche parte, come in questa occasione che sto passando una bella 3 giorni, acquistare qualcosa. Che cosa? Ve lo faccio vedere. Anche questi due, sì, che non li ho comprati, però che mi hai regalato tu. Sì. E che poi analizzeremo la grande, poi. Allora, intanto cosa ho preso oggi? Ho preso due profumi floreali, secondo me anche sulle donne fantastici. Sì, sì, sicuramente. Che sono Un po' d'amour di André Putman e Magnolis, sempre di André Putman, nel formato 30 ml, che per noi affetti da droganza è una manna dal cielo, perché sono belle le boccette e allo stesso tempo... Sì, 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 sì. Certo. Ecco, questa è Magnolis, è Un po' d'amore, uguale a questo. Prendi le mogliette, cortesemente. Abbiamo delle mogliette questa sera importanti. Senza mogli, ma le mogliette. Siamo sprovvisti di mogli, ma siamo provvisti di mogliette. Non è la stessa cosa, infatti questo si usa per cagare. Non so se... sono arrivati aggiornamenti dalla guerra. Vediamo, dai. Aspetta che guardo, ma mi sembra che è tutto stabile. Però. Ok, ok. Allora andiamo avanti con le fragranze, sì, se sì, non... io guardo senza offesa. Sì. Sì, sì, sono arrivato. Sono arrivato. C'è Putti che non molla, quindi c'è poco da fare. Mollare. Allora. Devo fare, soffermi il naso. Devo sentire. Infatti ci pulisce il culo. cosa interessante. Come lo hai definito tu poco fa? Questo qua? No, questo qua è un bel fiorito. L'altro, l'altro. No, non è questo che hai definito frizzante. Ah, sì, sì, questo qua. Sì, questo qua è un bel estivo. Fresco. Io sono innamorato della nota della magnolia, perché... Si sente, ma non è bella, cioè in armonia con le altre note. Sì.
non è per niente stucchevole, mi piace, sì, bello fresco, interessante. Che poi secondo me quando un uomo si va a mettere un profumo marcatamente fiorito, cioè va a rinforzare la mascolinità di quella persona, perché vuol dire che è talmente conscio, certo, che si può permettere il lusso di indossare queste cose. Cioè, ragazzi, dovete capire anche la psicologia che ci sta dietro, non è che... Anche questo è interessante, questo è un po' più graffiante, sono molti e due, dai, però diciamo che sono dei bei profumi estivi. Questi qua li vedo sia bene di giorno che di sera, almeno personalmente. Secondo me questo anche di giorno, però dipende, se ci sono 40 gradi forse nessun profumo a parte Molecule può andare bene. Sì, è ovvio, 40 gradi non penso che il profumo sia la prima cosa che pensi, forse l'ultima. Io quello sempre, anche con 50 gradi, la prima cosa che penso è l'ultima, però da lì a indossare... Sono buoni. Sentiamo anche l'altro, ovvero Un po' d'amor, che in italiano vuol dire un po' d'amore. E devo dire, ho sempre consigliato alle donne dal vivo, perché io lavoravo per Avery Parfum Gallery in Germania, insomma lo consigliavo spesso alle donne. Ma quanto è trash sentire i profumi sulla carta igienica? Vabbè, non è male. Cioè, alla fine è carta, cioè. Sì, però si usa per il culo. Poi si sentono bene. Questo secondo me anche per l'ufficio è tanta roba. Sì. Perché è un profumo molto levigato, molto pulito, saponoso, però allo stesso tempo floreale, è figo. Sì, molto buono. Sì. Un po' d'amore, comunque ne parleremo poi in video, in maniera più approfondita. Buono. Sonia Latini, non ti rispondo perché non lo so a quello che mi hai chiesto. Molto buono Boundless, speziato, ok, rispondi a Massimiliano. Ma Ferrarese, perché sei di Rimini? Cioè, perché sei di Rimini? Non so. Spiega. Non sono di Rimini. Vedi, ti sei risposto. Ma poi soprattutto, perché sei di Carpi? Perché sei di Carrara? Perché sei di Ferrara? Ma per il cognome? No. Mica è Carrarese. No, io sono Dario Carrarese. Io sono nato a Gorizia e sono sempre vissuto qua in provincia di Milano, dove è tutta mezzo. E non si dice goriziesi, si dice goriziani. Goriziani. E quindi ti sei risposto da solo, caro Marlengo. Che lavoro fai, Dario? Sono impiegato in una multinazionale giapponese. E da qui si capisce il tuo interesse per il mondo Asian. È stato riformulato, non... si vede che sei entrato e uscito dalla live, caro, è il giove, quindi non rispondiamo due volte. Dovevi restare collegato, mi dispiace. L'Homme à la Rose, Maison Francis Courdijan, cosa ne pensate? Se non avete avuto l'occasione di dire, sniffarlo, consigliatemi una rosa per uomo non invadente, grazie. Una rosa per uomo non invadente. Allora, a me l'Homme à la Rose non è piaciuto. A me sì. Una rosa non invadente, forse... C'è un nuovo brand che si chiama Mathieu Premier, che ha fatto un profumo... Radical Rose. E quello, forse quello. Intanto c'è anche Alex Parfum, ospite questa sera. Ciao Alex. Rico Fragrance diceva che Acquamara era illegale, e lo è. Ha ragione Rico Fragrance. Acquamara è veramente tanta roba. Tanto salutano anche Alex. In estate preferite indossare fiori bianchi, agrumi o spezie fresche? Io tutto.
di quello che è stato detto da Luke? Io sinceramente tutto tranne fiori bianchi. Cioè, li metto però per cambiare, ovviamente, perché è bello anche cambiare. Sì. Però, diciamo, tendenzialmente vado più su agrumi e spezie fresche. Sì. Io non avevo profumi di fiori bianchi, e da oggi, sì. Dario, sei un grande. Grazie. Qualche profumo di Luca Gritti? Guarda, in profumeria. Non li conosco. In profumeria li trovi. No, scherzo, cara. Buonasera anche ad Alex. Qualche profumo alla mirra che piace a Dario? Ti piace la mirra? No. Questa è una citazione vecchia. Dio sì, Dio sì, mio. Sì, non lo ricordo. Sì, che se non l'avete visto, il video è... l'incenso di mirra, no? Qual è top 10 profumi alla mirra? Mi sto riferendo a... ah, ma no, quella è la nicchia. Ti piace la nicchia? Niente, sono ubriaco. Ho bevuto 3 spritz, una birra e un delirio. Vabbè. Il mio profumo di Montale Vanilla Escorts, ok? Vanilla Escorts, Patrimonio dell'UNESCO. Bravo, Mirko, qualche commerciale per università? Allora, qualche Prada L'Homme, secondo me. Si può indossare tranquillamente. O anche, forse di più, Prada L'Homme Low, perché è addirittura meno impegnativo rispetto all'Homme Classic. Però vabbè, sì. Cambia poco, Sì, sì, sì. No, vabbè, Prada L'Homme Intense a me piace di più, Prada L'Homme... Come Prada L'Homme Intense e poi c'è la Prada L'Homme. Secondo me per l'università ci sarebbe anche quello che ha consigliato Rico. Sì. Che sarebbe... Porto. E prendo. Questo. Il Rosen Domateur numero 5. Number 5. Che tu hai definito giustamente, perché io sono d'accordo. Sì, è l'odore della gomma da cancellare. E però, quindi se sei... Però è interessante. E quindi se sei all'università avrai spesso da scrivere, spesso da cancellare, e spesso anche da mettere like alle live che stai seguendo in questo momento. Penso un po' quante cose si possono fare con il mondo universitario. Per caso è Club de Nuit? No. Massimiliano Matrella. Oggi ho acquistato Elysium, cosa ne pensate voi? Non ho avuto modo di sentirlo, purtroppo. Io sì, diciamo il Roja Entry Level, perché chiaramente sono profumi di un certo spessore. È un Aventus... Più strutturato, più elegante, più complesso, non più forte. Forte uguale. Poi non so che versione hai preso tu, perché ci sono durata, più versioni. La durata però è maggiore? E dipende che versione, perché esiste il Cologne e il A me sembra da 3 ore che state in live. Ed è una cosa positiva, perché se non lo è, può andare anche via. Capisco che vi aspettavate altro, però Dario, cioè una volta ogni... Quando ve lo meritate, quando mettete like, Dario arriva, altrimenti no. Non so se poi vuoi venire lo stesso quando non ci sono like, queste sono cose che dirai poi più tardi nei commenti. Non si trova praticamente più acquamare, infatti, quello è il problema. Il profumo per l'università, facoltà lettere. Facoltà lettere, allora saranno lì che o si stanno facendo le canne o stanno creando effettivamente cose interessanti. Allora ti dico Hindu Kush di Mansera. Tanta roba. O se no, in così mansera, o se no, se vuoi stare su quelle vibes che a me piace tanto, è Tuscan Water.
È Truska Water di Francesca Bianchi. Mi piace tanto. Bravo, bravo. Un profumo al cacco, detto anche loto. Ma secondo me Marlengo che provoca, a te non te ne frega un cazzo di sapere del profumo al cacco, dai. Cioè. In questo modo sviamo la domanda. Mirko, secondo te Karagoz di Nishan può essere indossabile, volevi dire? Domenico, sì. È tutto relativo, cioè è difficile da indossare. Più femminile, quindi? Ma perché è più femminile o perché è più... Io sai come lo vedo, Karagoz? Lo vedo un po' come l'odore dell'uva. Sì, siamo, questo me l'hai già detto, sì, sì. E quindi non lo so, cioè diventa molto complesso. Per dire, ieri hai sentito insieme a me The Vagabond Prince, quello al mirtillo. Sì. A te non è piaciuto e neanche a me, però cioè, siamo su quelle vibes lì, sì, quindi non consigliamo l'uso frequente perlomeno, ma poi vedrai che se ti piace lo indosserai comunque poco, perché non si trovano spesso occasioni per questo tipo di fragranze. Anche in estate, ma sì, cioè, piccole dosi va bene quasi tutto. Cioè. Che stile che ha Darione? Devo dire tanta roba, dice Alessandro Ciccone. Mamma mia. La live per me è storica, cioè, come faccio a venire qua in pigiama? Cioè, con un maglioncino, cioè, giusto. No, poi tu puoi venire come ti fa. No, lo so, però io ci tengo sinceramente. Mi fai sentire in colpa perché io sono... Tu sei sempre elegante. Grazie, grazie. A me piace. Sì, sì. Secondo te, Karagoz di Nishan, questo l'abbiamo letto. Bruno L, buonasera a tutti. Prada Luna Rose Ocean, cosa ne pensate? Delusione. Non l'ho sentito. Però vabbè, ne parlo di... cioè, sono tanti a dirlo che non è buono, quindi... Secondo me è abbastanza deludente. Quanta voglia hai da una dice di rimanere a Milano? Penso 2,5. No, in generale, vabbè, alla fine mi sto divertendo, ma un 6? Ma non è un discorso di Milano, è un discorso che, ragazzi, quando uno sta da tanti anni all'estero, poi ci sono delle cose che uno poi non riesce più a... Sì, si fa fatica. Ne parlavamo poco fa. Sì, no, beh. Cioè, per me sono d'accordo. Sono delle cose che non riesco più a comprendere. Sono cambiato. Però è bene che tutte le volte che io mi do la chance nella mia madre patria, puntualmente mi viene ricordato che quanto sono bravo ad aver scelto alcune cose rispetto ad altre. Comunque andiamo avanti a parlare di profumi, perché questa non è una live politica. Calabria di Nishan, che ne pensate di profumo Roma? Non ne parli mai. Di profumo Roma non ne parlo mai, pur avendolo in negozio, perché sono fragranze che ognuna ha una storia molto complessa e andrebbe raccontata a dovere. In realtà è una casualità che non ho mai parlato, effettivamente. Frabra 88, ma davvero è affascinante Dario. Quindi poi eventualmente nei commenti saprai farti valere. Ecco. Non sapevo che notino vendesse anche Nishan, non lo sapevo neanche io. I Boys 1920, come lo trovate come brand? È un buon brand di nicchia, con una vasta gamma, alcune serie sono... Sì, alcune ce ne sono che sono interessanti, non tantissime. Sì, sì. Sì. Non, un po' tutti i brand hanno alcune che sono... Sì, beh, certo. E il nostro lavoro è quello. Il nostro lavoro è quello, cioè andare alla ricerca di... Sono pochi brand che hanno quasi tutti buoni. Magliette da ignoranza olfattiva. Ma la facciamo vedere la maglietta, certo. Va a prendere, che ho fatto un po' come si fa con le partite di calcio, la maglietta
indossata perché non le avevo, perché voi dovete sapere che io le magliette del mio store me le compro, quindi è chiaro che se gliene bella. Questa secondo me è una maglietta di un'ignoranza allucinante, ragazzi. Odoriamo la vittoria sempre con logo dietro. E questa è tua, te la regalo. Grazie. Sentiamo? Non è l'odore tuo, questo qua è l'odore di... Non so. Non so. Come fai a sapere qual è l'odore mio? Scusa. Ottimo brand Boys 1920. Questa live me la devo rivedere. Vi saluto e buon proseguimento anche a te, caro Dalmacchio. Andrea dal maschio. Giampi Bardi, ciao Mirko, hai sentito la nuova fragranza di mio Fushuni Encore du Temps? Magari è la mia impressione, ho acquistato un sample e sono rimasto deluso, mi riservo di riprovarlo. No, non lo so. Sta succedendo il delirio fuori. Sì, sentiamo. Sentiamo, aspetta. Io porterei la videocamera. Aspetta, andiamo a vedere che sono. Io ascolto. Mi metto a origliare come le vecchie. Sì, parlano. Cos'è, arabo? È arabo. Comunque penso che si ammazzeranno poi più tardi su OnlyFans. Sì, per un goccio di Ud. Per un goccio di Ud, pensate. Per un pugno di Ud. Da squagliare, tra l'altro, sì. Più tardi con calma. Vabbè, pensate. Tra l'altro c'è un termine tecnico che io so perché me lo hanno raccontato, che è sgrammare. È vero. Zio, mi hanno sgrammato. Questa è una cosa proprio di Milano. Ma quella multinazionale giapponese Toyota Ferra? No. No, raga, sono sempre stato in live. Erano domande vecchie. Se voi non volete dire live, allora mi dispiace non averti risposto. No, ma ti ho risposto. No, guarda chi c'è, Stefano Spagnolo. No! Grazie Stefano per i 5 euro, grande Ste, grandissimo. Grande Stefano. Profumo versatile differente, chiede Omar D'Angiolillo. Versatile differente. Versatile differente. Forse sempre in Dukush. Anche Rosendo Matteo è versatile differente. Sì, secondo me l'uno, cioè scusate, il 5, secondo me è tanta roba. Sì, tanta roba. Potrebbe essere lui. Dario, qual è la tua opinione su Aventus e quali sono i tuoi Creed preferiti? Non ho nessuno di Creed. Non hai nessun Creed, veramente? No. Ma non ce n'è uno che ti piacerebbe avere o che dici, oh, c'ho un Creed almeno. Non gli ho sentito qualcosa, ma sinceramente non mi hanno sentito Silver Mountain Water, Aventus probabilmente. Sì, però cioè per quello che io adesso ho raggiunto come livello di mio personale di conoscenza dei profumi, se devo avere un profumo da mettere lì solo per avere collezione, io preferisco più che un profumo delle collezioni da usare. Bravo. Io sono da questa... E sinceramente non è nei miei canoni, ma non tanto dal punto di vista del profumo, ma dal punto di vista delle prestazioni. Pensavo dal punto di vista dell'opinione femminile, no? No. Non c'entra niente, un cazzo. Anche questo abbiamo appena letto. Siamo diventati il quarto mondo ormai, capisco la tua scarsissima voglia di restare in Italia. Bravo Massimo Orlandi, che capisci la mia scarsissima voglia. Io però l'ho capita che avevo 19 anni, penso un po' quanto mi volevo togliere dal cazzo.
Vedendo le storie, stavate in mezzo a tanta gnocca, devo dire, erano ragazze gentili oppure maleducate? No, gentili, gentilissime. Poi, conoscete i profumi 2787? Ne ho provati alcuni, sembrano interessanti. No. Ho provato alcuni del 1969, che è un altro brand. Sono interessanti, però niente di così sconvolgente, niente di così diverso, ecco. Io non mi esprimo perché non avendoli mai sentiti non posso dire. Ah, comunque ce ne sono tanti di profumi adesso che hanno una buona qualità e un prezzo interessante, Sì. eh. Però trovare qualcosa di diverso è difficile. Su questi profumi qua è difficile. Trovi sempre profumi che ti ricordano qualcos'altro. No, anche perché poi ho notato che si spinge molto su questa cosa, anche dal punto di vista della vendita, di dire proprio ai commessi che quello assomiglia. Cioè, secondo me è una cosa di una tristezza Sì, perché uno infinita. dice, vabbè, allora io posso spendere 50, mi prendo un profumo che costa 200 con 50. Sì, ma il problema è che Cioè, abbiamo esempi di fragranze che sono molto simili a, però sì. non è sempre che si sono. Sì, no, è vero, però ci sono alcuni casi di profumi che costano, cioè, ci sono dei casi, che si assomigliano a una prestazione molto simile, però si contano E se la benzina continua ad aumentare, si contano sul palmo delle mani, non i sono dubbi. tantissimi, però ci sono. E poi è ovvio che se uno, giustamente, un collezionista vuole avere un profumo, cioè vuole fare una bella collezione, non prende il dupe, Certo, non prende lo può profumo. prendere la prima volta per sbaglio e poi se ne pente. Sì, poi se ne pente si compra quello. Si compra la Ferrari rivendendosi il dupe a 500 euro su eBay Russia, però. Ok, Spirito of Dubai, li avete sentiti? Li abbiamo sentiti da Manzolari. Sì, non so, sono interessanti, sì, Sono solo che interessanti. sentiti così al volo. Mi è piaciuto quello Sì, verde di anche cui parla Kevin Finetto, a me. Sì, secondo me il Maidan, quello mi è sì, piaciuto. sono Quello forse mi è più piaciuto. interessanti, sì. Mi è piaciuto quello ed è Ma comunque si piaciuto. vede che la qualità è alta, eh. Sì. Io appena ho sentito Buzz, per carità, si vede che è un oud di una qualità incredibile, ma cioè, secondo me è indossabile. Cioè, gli altri erano buonissimi, ma Buzz mi ha sconvolto. Cioè, nel senso, ci sono rimasto bene per la potenza e male perché è troppo fuori da ogni cosa indossabile in Europa, cioè troppo fuori. Mentre invece come si chiama quello che era della custodia blu? Non me lo ricordo, comunque quello l'avete capito. Quello pure buono, vabbè, ma la qualità c'è. Comunque il Sì, mio certo. preferito, anzi il nostro, è stato Maidan, quello Sì, verde. sicuramente, sì. Cosa ne pensate dei profumi di Christian Camp? Allora, io ho sentito entrambi. Forse include anche Agiumi. Agiumi li hai sentiti? No, io ho sentito Boa Madre e Musa Paradisiaca. Sì. Boa Madre, allora, è buono, ma per me è troppo animale. Però delle prestazioni che sono. Allucinanti. Sì. Io devo dire che le reputo tutte molto interessanti. Però diciamo tra i due io mi preferisco di più Musa Paradisiaca. Anch'io, anch'io. È meno animalico e una tuberosa. Non dico che non sia, cioè si sente, però ha quel sentore meno animalico, un po' più. Che poi a discapito del nome, che farebbe dire solo da donna, secondo me No, no. no, 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 non sono No, d'accordo. vabbè, ma lui è bravo, eh. C'è da dire che lui, cioè, si vede che è uno del Sì, settore, poi cioè, si vede si vede, che. poi ha fatto anche gli altri, no? Tambour Sacré. Tambour Non li ha Sacré, fatti lui? no, l'ha fatti Cristiano Canali. No, Ah, ho scuro, ho sbagliato. no, vabbè. Sono confuso con Canali, sì. Sì.
Vabbè, Cavagna, canali. Si potrebbe fare un canale su Angela Cavagna. Si potrebbe fare. Quello potrebbe essere un canale più seguito rispetto al mio, senza ombra di dubbio. Chi non sa che Angela Cavagna metterà like, perché poi andando su Google vedrà chi è stata, anzi chi è, perché non è morta, Angela Cavagna. Secondo me, quando un profumo somiglia troppo ad un altro, può considerarsi un flop. Vaglielo a dire al mercato. Sì, è un flop, sì. Ma il flop è... Ma la colpa è nostra. Certo. Non è la colpa... Cioè, detta così, detta male, però il flop è No, fatto hai per... ragione. È fatto perché uno non sente campioncino, si fida delle recensioni, però può capitare, a me è capitato. Che fai? Sì. Te lo tieni. O te lo vendi o te lo tieni, ma se lo vendi ci smetti. Quindi te lo tieni. Bravo. Turat ti piace? È forse proprio Turat Sì, quello con il mi sa che soggetto. la Turà, sì, Sì. non era male comunque. Sì, Non comunque era male, però me lo aspettavo più potente. Cioè, me lo aspettavo più. e poi bisogna vedere su, cioè, spruzzato così, poi bisogna vedere, sì, di solito. Ragazzi, stiamo parlando di una prima impressione Sì, superficiale. certo, È no, no, certo. quindi. Perché poi quando ne senti 30-40, poi comincia a diventare C'è da dire difficile. che Buzz era talmente potente che secondo me anche dopo 2000 profumi lo No, avresti vabbè, sentito. certo. Sì, ma appunto magari vende per quello, cioè sono quei marchi, quei profumi che vendono perché uno dice che è una bomba e lo voglio comprare, Sì. perché è una bomba, basta. Poi non ne frega niente, poi si fa, cioè è buono o no. Per chi piace a Lud sicuramente è un must have, bud. Quasi. Cioè, Sì. must have è da 700 euro, però se non mi sbaglio, con il quale ormai si può comprare quanti litri di benzina puoi comprare con 700 euro? Due Non so se arriva a e mezzo. Due 10. e mezzo, tre. E come qualità, a quale brand li paragonereste di Spirito Dubai per farsi un'idea? Ma questa è una domanda troppo difficile. Direi, guarda, Xerjoff potrebbe Neanche, perché secondo me c'è troppa discrepanza fra le fragranze classiche di Spirit of Dubai e poi quelle super essere. Sì. chic, che sono proprio un'altra categoria. E Certo. non c'è un brand che ha questa schizofrenia. Sì, Cioè, sì. non me ne viene in mente uno con questa schizofrenia. No. No, anche a me non mi viene. Però attenzione, stiamo parlando, non è che dici una collezione fa schifo e l'altra è buona. Stiamo dicendo solo che sono talmente due mondi a Sì, parte le sì, collezioni, sì, 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 sì. che è praticamente quasi un caso unico. Una domanda per Dario. Ciao Luigi, cosa ne pensa di Viride? Per l'estate siete forti insieme, grazie. Ciao Luigi, un abbraccio. Sai che dire, non ho sentito. Se ti piace Viride va preso Non l'ho perché sentito, però mi dicono che sia un po' un absinthe, abbia qualcosa di absinthe che ho avuto e che ho venduto, che sì. non mi è piaciuto. Quindi potrebbe essere che non mi piace. Ma in realtà è uno di quelli che piace di meno, eh. No, no, ma su quello, cioè, lo sappiamo tutti, non è che, Sì. cioè, sui social è quello che se ne parla meno. Paradossalmente, perché tendenzialmente è forse la boccetta più bella di Orto Parisi. Sì, no, Però quindi questo fa capire, nonostante sia la boccetta più bella e il meno venduto, però se ti piace, siccome io sostengo a spanna tratta tutto quello che fa Gualtieri, perché io lo reputo no, no, ma su quel punto di vista, un visionario, a me punto di piacciono le vista, persone visionarie. profumi di Otto Parisi non c'è niente da dire. Se ti piace, sicuramente è un profumo che magari non hanno tutti, quindi Ecco. ti può differenziare un po' dalla massa, perché poi se tutti hanno i soliti profumi estivi, almeno ti Bravo. differenzi dalla massa, secondo me può essere una cosa Sì. interessante. Da tenere in considerazione, secondo me ci può stare. Io Malluxury cosa consigliate? Quale Malluxury. ci ha fatto vedere Marzia poco Non mi ricordo, fa? non mi ricordo, però non è un brand che non conosco.
neanche io. Devo ordinare qualcosa in questo momento urgentemente. Giovoi, l'app della Connessence. Che ne dite? Giovoi, io ho qualcosa, ma non conosco così bene il brand. No. Cioè, non li conosco tutti, ecco. Poi di questo qui non si parla mai. Secondo me è rischioso prendere un brand buy. Sì. Anche perché trovi poco riscontro, cioè se ne parla poco. Mirko e Dario, mi consigliate qualche profumo speziato, incensato, un po' resinoso, balsamico, morbido, non secco? Vuoi altro? Vuoi anche un chilo di mortadella, cara Patrizia? Scherzo. Allora, il primo che mi viene in mente subito così è Smoke of Desert di Simone Andreoli. Il primo. Altri incensati belli. Io ho sentito anche, adesso non mi viene in mente, di un altro brand però che non era male, era Goti, Smoke di Goti, non era altro. Smoke di Goti, sì, interessante, un incensato interessante. Adesso, prima di passare alla storia del parcheggio, sì. Questa è una storia interessante. Faccio vedere che cosa mi hai dato tu in cambio. Io gli ho dato Opus 5 di Amouage e lui mi ha dato Enclave. Eccolo, che io adoro, invece a me non è piaciuto. E no, quindi... purtroppo non è scattata la scintilla, Tu l'hai indossato in una situazione particolare. Sì. In che occasione? L'anno scorso, quando hai fatto gli anni, che sono andato appunto, c'era Malena a un lap dance qua a Milano. Zona centro. E niente, sono andato e allora l'ho indossato, perché siccome lei aveva pubblicizzato l'anno prima, aveva pubblicizzato, mi sembra... Aveva detto social. Mi sembra che era il Natale prima, aveva detto che gli piaceva, l'ha pubblicato con la foto. Sono andato là e... Ti ero fatto il bagno in Enclave. Cioè, praticamente avevo la camicia. Tre giorni è durato, cioè il profumo era tre giorni, cioè, l'ho dovuto lavare tre volte. Sto morendo. Sì, no, è vero, sto scherzando. E niente, quindi sono andato là, poi... Volevamo fare questa live, ma non siamo riusciti. Io ho provato, ma... Quindi tu consiglieresti a tutti coloro che hanno l'opportunità di beccare male nel giro di farsi la doccia in Enclave, oppure no? No. Ok, tenetelo per altre occasioni. Ok. No, giustamente poi essendo in un locale chiuso, tra mille odori, mille... è normale che poi si perda. Però... Il sottopalla di Cristiano Ronaldo. Allora, qua ci chiedono, la storia arriverà fra 5 minuti. Allora, che grande Dario con Malena, Enclave, è vero che sa un po' di dentifricio, forse un po' sì. A me ricorda un po' le caramelle, come si chiama? Le caramelle con le... All'ocalipto. Caramellino, come si chiama? Le tabù. Un po'. Ah sì, le mentine. Sì, ricorda un po' quello in apertura. Sì. Sai che è vero, però mi piace. Secondo me fare il layering tra questo e qualcos'altro di assurdo. Vabbè, certo. Comunque no, il profumo però su di me, io l'ho detto anche lui, io ho provato Meander e lo comprerò, mi è piaciuto tanto. Sì? Bene. L'ho trovato, so già... L'unico di questa serie dei quattro che mi ha deluso è Ashore. Io ho sentito un altro profumo che mi è piaciuto, è stato Overture di Amouage, che... sì, però è particolare, è molto molto cioè molto fumoso, molto forte, però c'ha su perché. Sì, però ovviamente è un profumo che va dai 40 in su, E poi non è così facile da trovare. E io comincia, siccome prima era un'esclusiva di, come si chiama quel canale, quella catena? Campo Marzio. No, quella americana.
era una catena americana dove si trovava solo lì. Adesso comincia a venire fuori anche sui vari siti e si trova. Ok. Alcuni siti ce l'hanno. Però è quello da sentire perché allora, è buono, ma è molto particolare. Però merita. A Milano è frequentato da molta gnagna, potete confermare? Ma chi? Dario Ferrarese. Milano è frequentata. Dici a Milano è frequentata, ok, forse sbagliato, da molta gnagna, potete confermare? Sì, sì, è vero. Sì, la settimana della moda, che per tutte le settimane. C'è, c'è. Ai turisti, turiste, sì, insomma, c'è molto. Eravamo in centro, c'erano un sacco di turiste. Sì, sì, sì. Sì, sì, è vero. Sta cominciando a ritornare un po' dopo diciamo, la Milano davvero. La Milano di prima. Di prima, ecco, sta tornando un po', ecco, quindi sì, i negozi pieni, la gente conta, anche sono contenti che i negozianti, perché comincia a riprendere un po', si vede il movimento, sì. Quindi sta ritornando la vita e tutti sappiamo da dove inizia la vita. Andiamo avanti, storia. Vai. Allora, diciamo, intanto presentiamo il contesto della storia di questa sera, che è un contesto milanese. Siamo in zona via Massena. Sì, eravamo in zona... Come chi era? Sì, comunque... Arco della Pace. Sì, Arco zona di... Arco della Pace. Arco della Pace, via Massena, fermata Corso Sempione. Ok. Niente, se mi avete seguito su Instagram, noi ci siamo fatti il dopo partita di Milan-Empoli. Sì. Dopo quanti minuti ci abbiamo impiegato per arrivare sopra allo stadio? Penso 20 minuti. Sì, sì, beh, 20 minuti. Terzo anello. È talmente in cima dove eravamo noi, che il settore ospiti, che abbiamo fatto 20 minuti all'andata e 15 al ritorno, perché in discesa è più facile. Sì, anche meno. Anche meno. Detto questo, usciamo, ci ritroviamo con le nostre amiche in un locale. Il Jazz Caffè, ok? Al quale... Cioè, bisogna fare anche una piccola critica, perché hanno visto tutti e due profumati, belli pronti, che arrivavano dallo stadio e non ci volevano fare entrare. Poi la mia amica ha detto, ma tu lo sai che quelle odoriamo la gommirco? Cioè, tu non lo vuoi fare entrare. Però quello, adesso forse non da che cosa, da sindrome di One Million. Qual è un altro profumo che potrebbe essere adatto al tizio che non ci voleva fare entrare? Perché lo descriviamo, che so che vi piacciono anche questi piccoli dettagli. Ma la barba, la perfezione della barba mi ha sorpreso. Cioè l'ha rasato al millimetro proprio. Sì, sì, proprio. Cioè proprio... Quasi finta. Cioè sembrava applicata. Ok. Che poi... non c'è posto, ma noi avevamo il privé, poi eventualmente lo spiegheremo come è arrivato questo privé, oppure no. Quindi con tutto che teoricamente dovevamo entrare, non c'è posto, non si può, per fare il figo. Allora cosa abbiamo fatto? Le nostre amiche sono venute fuori e siamo andate in un altro locale, dopo, attenzione, abbiamo girato... Una mezz'oretta può essere per trovare posto? Prima di arrivare, sì, mezz'ora nuova, 20 minuti, quarto d'ora tutti. 20 minuti, dai. 20 minuti sicuro? Sì, sì. Cioè, meno, più di un quarto d'ora sicuramente. Sì, sì. Non si trovava un buco. Allora che ci siamo detti, ma mettiamola nel parcheggio privato, almeno scendiamo. Poi, chiaramente di sabato sera che cosa vi aspettate di un in un parcheggio che era pieno zeppo come... Cosa vi aspettavo? Che faccia 24 ore, no? Allora che noi usciamo con le nostre amiche, beviamo qualcosa, poi andiamo, ritorniamo al Jazz Caffè, perché nel frattempo ci hanno fatto entrare, sì. Poi perché si ballava. Cioè, sono andate prima nel locale di fronte, sì, al Jazz Caffè, perché
si poteva ballare. Sedere, no, nell'altro locale. Nel locale prima si è bevuto qualcosa. Esatto, ci si poteva sedere. Nell'altro invece si poteva stare solo in piedi, però c'era il privé e si poteva ballare. Sì. Cioè io, voglio dire, io anche solo per dire dove sei stato a Milano nel privé. Secondo me già questa è un'esperienza a poterlo dire. Sì. Ma privé, come è arrivato questo privé? Perché secondo me è anche molto interessante come cosa. Come è arrivato? È arrivato che vista la, il grado di patonzaggine, c'erano coloro che hanno prenotato il, sì, è vero. Il tavolo, che ovviamente offrivano da bere e volevano invitare al tavolo le ragazze. Io ho detto vabbè, tanto stiamo aspettando, sì, perché loro aspettavano che noi uscivamo dallo stadio, no? Ci abbiamo messo un bel po', perché voi forse non lo sapete, ma i tifosi ospiti sono sempre quelli che escono per ultimi dallo stadio. Quindi ci abbiamo messo un bel po'. Quindi traffico, bordello, non abbiamo trovato posto. Siamo andati a bere qualcosa perché all'inizio non ce l'ho fatta entrare. Poi siamo ritornati e avevamo diritto perché le avevano invitate. No? Però a quel punto c'eravamo pure noi. E ovviamente è arrivato pure un paio di drink gratis, sono arrivati. Sì. No, ma ci stavano dentro i tipi, erano un po' zarri, però ci stavano. Sì, volevano fare figli con... Ma è normale, cioè. Sì, hanno fare... pagato 4.000 euro di tavolo per far scena, ma io glielo concedo, cioè per loro era forse l'occasione della vita, ecco. Sì. Quanti profumi si possono acquistare con 4.000 euro, caro? Tanti. Se sei Simone Luocco, forse 3. No, 4 profumi. No, 8 profumi. Se Simone Luocco, 8. Dipende cosa vuoi prendere. Sì, ci sono profumi che costano. Perché dico questo? Perché ho avuto modo di conoscere Simone Luocco in questa 3 giorni in milanese. Sì. E mi sono reso conto del grado di degrado di shopping che quest'uomo ha. Non sottovalutate la sua droganza. Detto questo, finisce la serata, accompagniamo le ragazze alla macchina e noi vogliamo ritornare al parcheggio. E poi lascio a te la parola. Andiamo al parcheggio, praticamente vedo tutto chiuso, cancello chiuso. No, non è possibile. Poi c'era fuori pieno zeppo. C'era il cartello, chiusura alle 2. E guardiamo l'ora, erano le 3:30. Cosa facciamo? Cioè, io avevo praticamente le mie cose in macchina. Poi giustamente io domenica mattina avevo i miei impegni. Dovevo accompagnare lui, lui mi fa, dormi a casa da me. Però io... Scusa, perché c'è da dire anche una cosa, perché lui sta fuori Milano. Sì. Quindi ovviamente non è neanche poi pensabile, dici vabbè torno con il treno e domani torno a Milano. No, infatti no, non era fattibile. Il treno dovevo aspettare minimo alle 6. Cioè. Io ero un po'... Insomma, col cazzo girato. Sì, sbattimento cosmico. Però a questo punto lui ha un'idea, ma a questo punto facciamo, mai è così, non ti che te la prendi, sentiamo Uber, no? Sì. Sono questi taxi, diciamo, economici che ti portano a una tariffa ridotta da una parte all'altra della città. Sì. E praticamente già era prenotato perché ci stava venendo a prendere. Ma questa storia ha un lieto fine. Praticamente lui sta per chiamare. No, già era prenotato. Sì, già era prenotato. Vediamo questa macchina che arriva e si ferma davanti al portone. Questo è lui. Allora, Mirko inizia a correre, si avvicina perché lui stava mandando al taxi praticamente. Mentre lui aveva una telecamera che guardava sulla strada, sull'ingresso, e quindi ci ha visto. Per vedere se c'erano due bambocci. E quindi praticamente è venuto lì e ci ha aperto, quindi ci ha salvato un po' la serata. Cioè, ci ha salvato il finale. Ha salvato il culo, ecco. Sì, perché sennò erano...
diventava una domenica diversa, ecco. E invece ci abbiamo passato poi una bella domenica. Sì, sì, una bella domenica, interessante, abbiamo dei profumi interessanti. E poi siamo andati anche a chiedere un paio di opinioni femminili. Un paio di volte con scarso successo. Sì, diciamo, era un po' snob. Diciamo che... È Milano. Però l'ignoranza olfattiva non si fa abbattere da queste cose, quindi un paio di... Sì, sì, un paio l'abbiamo fatto. Sì. Un paio di recensioni siamo riusciti a fare. Sì, 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 di su cuoio. Sì. E no, comunque è stato interessante perché appunto io un po' di anni che non andavo a Milano, quindi andare in profumeria a sentire dei profumi, insomma, così era il mio, per cultura generale, va bene ogni tanto, secondo me, andare in profumeria. Fare un giro, ma anche così, anche per avere uno scambio di idee con le persone che vendono i profumi, perché no, ci sono le persone che sono intelligenti, che non sono solo lì per vendere, ma anche per avere uno scambio, no? Sì. Sono veramente persone che sono gradevoli. Questo è buono, questo è buonissimo, ragazzi. Acquamare, io sono rimasto scioccato. Questo è... Ma perché l'hanno tolto? Questo è di una bontà, ragazzi, impareggiabile. Acquamare. Ragazzi, se lo trovate, forse... in qualche parte, qualche zona remota dell'Italia ancora c'è. Qualche piccola profumeria, magari nascosto, qualche... Tempo fa c'era anche Tigotà, insomma... È un po' però è ovvio che... Un po' a culo, Un profumo così deve avere un culo grande per trovare. Ecco, è buonissimo. Sì. È clave, è vero, no? Questa l'avevo letto... Personal trainer 22 anni, grazie, anche nicchia. Grande Anthony Sannino, che è Anthony Sannino. 22 anni personal trainer. Sì, mi pieno di figa sei, caro Anthony Sannino. Che bisogna dire Anthony Sannino? Ma per la palestra? Ah no, in genere, ah no, sarei sul lavoro. Sul lavoro, allora ti avrei detto acquamara, ma non c'è, non è più reperibile. E allora ti dico Y o Fresh, che c'hai la lineabilità di Y, però più leggero, quindi ti puoi allenare, capito? Bello Y o Fresh. Sì, a me non mi viene niente. Ma non è più che Enclave, gli piacciono le clave. Questa è una bella, questa è bella. Da autoriamola ad appoggiamola con Mirko un attimo. Dario, quando è sbocciata la passione per i profumi? È sbocciata quando è venuto fuori questa pandemia. Praticamente è venuto fuori, la pandemia è venuta fuori che era fine febbraio, inizio marzo. Ricordo sì. Il primo caso lì... A Piacenza. A parte di Lodi. A Piacenza, no. Non mi ricordo, a parte di Lodi. E niente, poi ho iniziato con poco e poi piano piano, poi ho conosciuto Mirko sul canale e lì basta. Hai perso la testa. Sono partito e... Grande Dario. Fate conto che ne ho presi tanti, Hai 108 profumi. In neanche due anni, quindi. Fate voi. Pensa. Fate voi, quindi... Occhio, perché se vi fate prendere, sono cazzi. Sì. Di Amouage mi piacquero Memoir, Epic e Jubilation 25. Il Privé nello stadio. Erano fighe. Ma che c'è? Non hai capito un cazzo, Marlengo. E cosa dicevano le ragazze di Cuoio? Io lo amo, lo vedrai poi nel video di Cuoio. Acquamara di che sa? Di agrumi, the strength. Sì, agrumi, però c'è quella nota un po'... Acidula. Sì, che lo sporca un po'. Sì, bello. Tanta roba. E dalla pandemia Dario è diventato poverissimo. Però non ancora. Se mi capita un imprevisto grosso, sì.
Quando andate in una profumeria per la prima volta e volete solo sentire fragranze, dite per non sembrare scortesi? Io dico... Devi andare lì deciso e fargli capire che vai lì per sentirle. E poi... è ovvio che non è che poi... cioè, se vai lì e non compri, non è che puoi stare tutto il giorno. Certo. Puoi stare un'ora, due. Io sarei sempre del parere di fare come fanno qua sotto, ovvero dire, oh, cazzo vuoi, cioè, ti spacco la faccia, stronzo di merda. Cioè, io uso questa tecnica, ok? Come fanno qua sotto, dove Guarda, via Vitruvio. sicuramente il servizio che vi darà una profumeria di nicchia non sarà mai uguale a quella che vi dà Sephora o Douglas. Questo è senza... Cioè, perché lì veramente sono scandalosi. Quindi... Sì. Mi dai un profumo caldo? Dior Sauvage, per esempio. Non capisco un cazzo. Cioè, o vai lì, sai già cosa comprare, perché l'hai sentito, e vedi lo compri, ma Sì. sennò... Purtroppo è così, mi spiace No, dirlo, vabbè, mi ma... piace dirlo, ma è così. A volte ci si sente obbligati a comprare qualcosa. No, ma questo non deve esistere. Cioè, se non sei convinto a non acquistare. Io, per dire, oggi sono stato da Mazzolari a... Allora, secondo me se uno deve comprare qualcosa, come diceva lui, secondo me è perché è una collezione che non è ampia. Allora dice, ho 10 profumi, 11, allora sì, prendo un altro e prendo un altro. Allora sì, ma gente come me, come Mirko, come altri che iniziano ad avere 100 profumi, 150, 200, cambia la cosa. Cioè, comincia a essere più, come si dice, pretenzioso. Certo, vuoi qualcosa di diverso, Sì, è quindi. così diverso, cioè, se no hai sempre la stessa cosa, magari cambia qualche nota, però alla fine Sì. E è sempre quella la minestra. poi il problema, sai qual è? Che tu per gentilezza, siccome loro ti chiedono, ah, prova a sentire questo è buono, e magari è veramente buono, però assomiglia talmente tanto a Sì, cose che sì. tu o già hai, oppure a cose troppo, sono buone ma banali. Sì, secondo me bisogna cercare anche di non farsi influenzare da una venditrice, che magari tante volte è brava a Sì. vendere. Tipo io oggi, io sono un naso esperto e questo è il risultato. Ciao Deborah. No, sono buoni davvero, se non li avrei Però presi. tante persone si fanno influenzare, quindi secondo me bisogna andare già lì con l'idea di dire, io vado lì per sentire. Se poi ho qualcosa che mi colpisce per la sua particolarità, beh, comprare una cosa che hai già, secondo me, si rischia poi di lasciarlo lì. O Sì, infatti, di certo. usarlo magari perché dice, vabbè, mi piace quello, questo qua è molto simile, allora metto quello lì. No, ma è sbagliato. Cioè, secondo me bisogna dare importanza Se vuoi avere una bella collezione, se vuoi avere certo. una bella collezione. No, Anche perché poi, per poi cambia il esempio, discorso, diverso. diventa complesso acquistare cioè diventa complesso poi rivenderli. No, infatti, no. Rivenderle diventa difficile perché poi ci smeni, non dico il 50%, ma può arrivare a svenarci con un 40 o un 30. Eh? Poi dipende da che tipo di profumo è, quanto mercato ha. Dipende da tante cose, no? Non è così, sempre così uguale per tutti i profumi. Però se è un profumo che magari in quel momento lì ne stanno parlando tutti e quindi è sulla bocca di tutti, è un conto. Un profumo magari che non ne parla nessuno, che magari è comunque buono, diventa più difficile farlo, difficile venderlo, secondo me. Oppure lo devi svendere, qualche senso ha, cioè, peccato. Ortoparis è troppo particolare, mi piace per questo, e anche a me. Bergamassa di culo, ma perché ti contraddici dopo un minuto? Ma poi non è vero che cazzo hai il culo che ti sa di bergamotto, che No, culo ha, non è sono d'accordo, Marlengo? sono d'accordo. A me piace Bergamasco, a me è uno dei tre migliori di Ortopalito. Anche se Vabbè.
No, vabbè, ma lui scherza. No, vabbè, la verità, però io sto dicendo la mia opinione. Notte ragazzi, vede il finale domani. Buonanotte. Ciao, no? Buonanotte. Ragazzi, che ne pensate di Grilli di Parfums de Marly? Ci sono ancora 40 persone. Questa si vede che è una live attesa. Grazie, grazie. Non l'ho sentito, però ne parlano bene. Secondo me, se è il tuo primo profumo di nicchia, ci sta. Se non è il tuo primo profumo di nicchia, guarderei altro. Non in Blend Bias. Non in Blend Bias. No. Mister Luca 0112, 0112, 112. Tra poi arriva qua il 112. Arrivasse il 113 qua sotto sarebbe veramente una manna dal cielo. Ma, però gli spari non ancora sentiti, gli spari. Di solito quest'ora iniziano, però non li ho sentiti. Eh no, aspettano che finisca la live. Ah, perché okay, stanno guardando la live. Ah, quindi okay. Sì, c'è il degrado e quindi stanno guardando. Ok, tutti sì, se non li guarda la live, quindi sono impegnati, guarda, finita, sì, poi ci spara. Sono tutti disoccupati, non è che dici domani devo andare a lavorare. Non sempre, da Douglas sono stato trattato meglio che in una profumeria di nicchia vicino alla mia città. Sì, perché c'è un po' di snobismo nel mondo della nicchia. No, vabbè, ma un caso generale, non so. Cioè, il fatto di essere trattati male è diverso il modo. Sì, sì, sì. Però è chiaro che quando si ha a che fare con la vendita al pubblico, si ha a che fare spesso con clienti di merda. E quindi tu diventi anche un po' resistente. E poi, e quindi chi non lo fa con una passione talmente agguerrita da poter vincere anche l'odio che puoi avere nel lavorare con il pubblico, è una cosa, è un dono, è un regalo, ma non hanno tutti, quindi non è colpa loro, però è pieno anche di clienti di merda. Sì, io sto parlando in generale, non sto dicendo, sto generalizzando. Non è capitato così. Poi è ovvio che ci può essere un Douglas, dove dici tu, ma per carità. Non bisogna fare tutto il buon fascio. Sto comprato in generale. Instant Crush messo in busta, grazie e arrivederci. È un caro saluto, dottoriamola con Mirko. Questo non te lo devi scordare mai. Vi ride tanta roba, ragazzi, riascoltatelo. Porto Desert, Dario. Mi piace. E anche a me. La Sephora punta molto a rifilarti la carta fedeltà tutto il tempo. E no, in realtà è una cosa che fanno tutti, ma non tutti i dipendenti vengono pressati a dovere. In realtà la carta fedeltà è una cosa che serve anche a noi clienti, Sì, sì, no, cioè, non è una, non è per forza un'impulata. Stato gratis, quindi. Stato gratis. Sì, solo la menata sta di a farla. Cosa pensate di Angela Cavagna? Bravissimi, lui, lei, i bambini sono dolcissimi. Per me. Poi ognuno fa come crede. Baraonda, che ne pensate? Non è migliore il naso matto, non ce n'è. Cioè, dici? Sì, come sì. Il tuo preferito di naso matto? Sicuramente è tra i miei preferiti, forse. Sì. Cioè, siamo lì con. Siamo molto al limite su femminile, cioè molto. Però secondo me al suo perché è fatto bene. Io dico per il mio gusto personale, Fantomas. Black Afghano, anche Phantom, non ce l'ho ma mi piace. È bravo. Complimenti, siete molto professionali. Grazie. Bravo, mettete like. Grazie Alessandro, apprezziamo molto. Domanda a entrambi, che fragranza indossereste al vostro matrimonio solo concettualmente? Bravo, precisa questa cosa. Io? Sì. Io Reflection. Anch'io Reflection. È magico, quella fragranza è magica. Sì. Si si può sposare tranquillamente con Reflection. E anche con il nuovo Reflection 45, di cui non vi ho mai parlato, però sganciano, se me lo mandano.
poi potrei parlarne in un futuro. Io ormai basta, c'è da pagare anche l'affitta, una certa. Miglior giocatore al momento, direi senza ombra di dubbio, Izzo del Torino. Poi ognuno fa come crede. Privé al San Siro top. Ma state guardando tutti in ritardo la live, non ho capito, state mandando ora i messaggi di una roba detta tipo 3 ore fa. Io al matrimonio mega ma insomma sempre Barlengo, chiaro. Ah, beh, sì. Barlengo stasera si aspettava fuochi d'artificio, secondo me. Infatti è la prima live che non arriva tipo all'ultimo minuto. Infatti di solito arriva sempre bene, invece dal primo minuto. Sì, tu vedi che l'ho notata io questa cosa, caro Barlengo. Bene, rispondiamo ancora a qualche domanda, se ci sono. Se non ci sono, direi che potremmo finire anche qui. 1 ora e 45. Io non ho problemi. No, anche perché sono 2 chiacchiere, poi io c'ho da prepararmi le cose per domani. Lui c'è da andare, da ritornare in Brianza. No, è mezzo. Da qua sono 20 chilometri. Ma non è già Brianza? No. Non è Brianza. No. Allora, deve ritornare alla non Brianza. alla non Brianza. niente, vabbè, niente. Se non ci sono altre domande, direi che non ci sono invece. Vabbè, facciamo. Ma prima erano fighe. Ma Marlengo, ma apri un canale tu dove puoi parlare solo di queste cose. Qua è un canale multitasking, anche se non sembrerebbe dal nome. Naturalmente non sono tutti uguali, ci mancherebbe, è che a volte ci si aspetta un riguardo in più dalla nicchia. Avevo fatto capire che mi aveva colpito in Dukush, ma nessun campioncino. Ma non ci sono sempre i campioncini, eh? Sì, no, è vero, non è che... Però è vero che... Allora, in Germania non lo fanno, però in Italia si fa sta cosa di... che te lo spruzzano in un campioncino vuoto per fartelo portare a casa a sentire. Tu non l'hai mai... No. Allora non è in tutte le parti, per dire, a Firenze lo fanno. No, io me di Roma non ho mai visto fare una fumeria. Gli dicono non ce l'ho, o se no vedi che appena uscito 1 million e Sear c'erano i pacchi e poi devi dare quando esci. Certo. Se no i profumi un po' più vecchi, datati, ma anche di 6 mesi, 1 anno, sì, va fortuna. Va fortuna. Comunque la live non è mai iniziata, invece sì, caro Luke, perché gli ospiti li abbiamo presentati subito, quindi oggi la live è iniziata subito, perché la live inizia quando sono presenti tutti gli ospiti. Oggi non c'erano gli ospiti, e infatti la domanda importante è: dove cazzo è Jeremy Fedez? Perché evidentemente lui è andato a farsi il privé, poi lui che era stato annunciato. Non l'abbiamo voluto dire, abbiamo detto delle scuse, diciamolo, perché in realtà c'è Jeremy Fedez che sta facendo i cavolacci suoi, ok? Scherzi a parte, al mio matrimonio Xentry 05 oppure Molecule 01. È un grande saluto e soprattutto una parola di conforto a chi ti prende in sposa, diciamo, caro Marlengo. Se al matrimonio concettuale il testimone indossa Megamari 9 Spade, state cosa fate? Niente, gli vorrei bene lo stesso. Sì, lo tengo un po' distante. Sì, infatti. Cioè, lo tengo un po' per qualche metro lontananza. No, è spettacolare questa live. Vi siete piaciuti? Bravi, grande Marlene, grazie. Grazie. Ok. Bellissima live, notte a tutti, grande Fra, ciao, buonanotte. Una delle migliori live, davvero Mirko, se devo dirti la verità, grande, grazie Marlene. Grazie. Ma è anche per merito dell'ospite, chiaro, quando c'è la possibilità di interagire con un amante dell'alienabilità e dell'ignoranza olfattiva,
è meglio. In realtà sarebbe una cosa da fare tutte le settimane, però vedete, il contatto diretto con le persone è molto meglio anche della live via web. Sicuramente è un'altra sensazione diversa, è un altro, cioè si vede, è la vera vita che il COVID ci ha tolto, pensate. Si tornerà come prima, prima. È un grande abbraccio a Vladimir Putin. Non è vero, era una battuta. Cosa ne pensate di Arsenic Osman, di Loren Mazzone? Qual è il vostro preferito del brand? Io di Mazzone neanche io. Purtroppo non sono ancora arrivato lì. Però beh, parlano bene di Veleno Dorè, sembra che si chiami. Ma so, io mi ricordo di averli sentiti a Firenze e mi sono piaciuti tutti, però non ne ho memorizzato nessuno. Ce ne sono, solo che sono talmente tanti profumi che... Io vado che domani ho la verifica di matematica. Attento però anche alla verifica di italiano, Carmine, perché ho con l'H. Ok, no, scherzo, in bocca al lupo. Siamo tutti con te, Carmine. Grandissimo. Buonanotte, ciao Carmine. Affezionatissimo follower. Mirko, sei una spanna sopra tutti come sempre, notte ragazzi. Grazie Daniele, grazie mille. Pensavo a verifica di italiano, ecco, non ci siamo parlati prima. Sì, volevo dire che a parte Hindu Kush ho comprato altrove, non mi hanno omaggiato di niente. Magari sbagliamo noi che ci aspettiamo un paio di samples, comunque vi saluto. In realtà non sono tutti che fanno il decant, non sono tutti che lo fanno, e quindi in realtà non arrivano tutti sti campioncini, proprio io ci sono dentro, quindi io so di cosa parlo, non ne arrivano tanti, quindi chiaro che fosse per me io li darei più a chi non ha comprato un cazzo, perché magari chiaro che lo devi dare a chi, che li devi dare a chi compri, e però dai soltanto di quello che hai, delle cose che hai provato, ma secondo me il grosso va dato perché è pubblicità. Sì, è vero. Ma anche magari, perché no, moglietti, gliela fai sentire, gliela dai. Lui comincia a farsi un'idea, tanto sulla moglietti rimane qualche ora. Ma secondo me anche, questo è un discorso anche di psicologia, tante persone non riescono a capire effettivamente chi ha potenziale e chi no di acquistare. No, ovvio, non riesci a capire come fai, dell'abbigliamento sicuramente no. No, però sì, per dire, modo di... noi siamo magari due persone che non comprerebbero mai a scatola chiusa, che però se gli gira il cazzo ne prendono tre, capito? Cioè anche magari a follia pura. E però li devi andare un po' a istinto tu da venditore. E in realtà noi ne diamo di segnali che qualcosa potremmo anche acquistare. Certo. Però se tu lo fai così soltanto perché devi arrivare alla cassa e devi dar conto al tuo capo che è soltanto uno che si è aperto la profumeria perché motivo X non è un appassionato, è chiaro che poi avrai un servizio di merda, è normale. Sì, beh, se uno apre la profumeria solo per soldi è diverso che uno apre la profumeria perché c'è la passione, sicuramente, come tutte le cose, non è che sì, non è come solo tutte le cose, come tutte le cose. E metterete like in questo momento perché per supportare un progetto eventualmente di in questa direzione. O almeno gli danno degli scotti sul brand che trattano. Va bene ragazzi, io sono proprio agli estremi, quindi direi di terminare questa live che è durata 2 ore, le 2 ore classiche dove duriamo la con Mirko, che è stata veramente una live secondo me fenomenale, bella live anche per merito dell'ospite. No, che... merito tuo, io sono veramente contento dopo quasi 2 anni che ti seguo a vederti, per me è stata una grande emozione, ti ho conosciuto, sei una persona vera, quindi mi ha fatto piacere
sei veramente una grande persona e non si trovano tante persone così al giorno d'oggi, e quindi è stata un'esperienza veramente bella. E tanto che devo dire? Ci vedremo ancora, quindi adesso diciamo ci siamo conosciuti, quindi abbiamo... Finalmente ci siamo conosciuti e poi... Abbiamo rotto le acque, adesso nasce il bambino. Tra l'altro, se nascesse un bambino adesso, qui ora, nascerebbe in un contesto di degrado, perché sotto casa si stanno svolgendo attività criminali di qualsiasi tipo, per le quali non metterete like alle loro live, ma lo metterete alle live che state seguendo in questo momento. Grazie a Dario Ferrarese. Grazie a te, grazie a tutti, è stato bello condividere con voi questa live. Per me è stata una giornata, insomma, ero un po' teso, perché sai, fare una live con Mirko per me era tanta roba. Un conto è vederlo dall'altra parte dello schermo. Tanta roba, e poi ha fatto piacere. Ho già avuto modo di conoscere Mirko su una live, però conoscerlo di un'altra cosa. È totalmente un'altra cosa. E niente, quindi abbiamo rotto le acque, quindi adesso siamo più sciolti, possiamo dirci delle cose che prima non ci dicevamo. Esatto, vero. E questo è per me importante, quindi questo è un costo positivo, penso, per entrambe le persone. Assolutamente sì. E quindi niente, sarà... Sarà una live, magari ce ne saranno altre. No, ce ne saranno altre. Ce ne saranno altre. E quindi... Va bene, ragazzi. Buonanotte da Milano, la notte della Lombardia. Buonanotte. Ciao. Ciao Italia. Ciao Italia.